Altra battaglia. Altra sconfitta. L'eclissi ha distrutto tutto. Sentito. Sei alla fine. Perché? Perché?
le allucinazioni. Mi stanno cercando. Uomini dell'Eclissi. È un divoratuono corrotto, perfetto. I sopravvissuti devono essersi rifugiati nella montagna. Se il tunnel crollasse, verrebbero sepolti. E non raggiungerei mai la porta. Vai così! Butta giù la montagna! Audaci, al fianco di Aloy, ora! Per Aloy! Per la madre! Per la madre! Varl e Sona, non sono vivi! La Dea se ne ricorderà! Infedeli e maledetti, morirete! Abbattiamo il demone! Noi abbiamo solo aiutato. Credevo saremmo morti.
Aloy, le tue azioni ripetono le vecchie storie. Un altro demone di metallo caduto sui pendii. Se non fossi tornata, a quest'ora la tribù sarebbe perduta. Hai salvato la tribù. Meglio di qualsiasi audace o capoguerra. Felice di vedere che stai bene, Varl. Tu come ti senti? Dopo la prova, tutte queste morti, ora sono finite. Per ora, ma questa era solo una battaglia, Varl. Altri ci attendono. Bene. Finché combatterai al nostro fianco, immagino che ce la faremo. Quanti sono sopravvissuti all'attacco? Quasi tutte le matriarche. E molte famiglie, sia lodata la dea. Ma gli audaci, solo in pochi. E molti di loro sono feriti. Questa è la prima volta che il nemico ci pugnala in questo modo. Perfino i Kharja, nei giorni rossi, non sono mai riusciti a entrare nell'abbraccio. Beh, il nostro nemico sarà anche entrato. Ma non ne uscirà mai più. E questo grazie a noi. Parlami dell'attacco. Che è successo? Hanno colpito da oriente. Le nostre sentinelle hanno visto gli assassini. Hanno detto che al loro fianco marciavano sterminatori, corruttori e altre macchine impazzite. Ci siamo schierati e li abbiamo accolti con le frecce. Ma questo non li ha fermati. Poi siamo tornati alle porte dell'abbraccio per resistere. Erano in troppi per noi. Alcuni si sono nascosti nella montagna. Hai delle ferite gravi? I lividi passano. Le ossa guariscono. Non voglio una canzone di caccia, Varl. Stai bene? Il corpo è ferito, ma nulla che possa impedirmi di combattere. Allora i sopravvissuti sono nella montagna. Per legge solo le matriarche possono entrare. Tirsa ha infranto il tabù. Ha ordinato di mettere la tribù al sicuro. Lansra non era d'accordo. Ma credo che nessuno l'abbia sentita in mezzo a tutte quelle grida. La sua scelta ha salvato delle vite. Buon per lei. Il buon senso è cosa rara qui intorno. Devo entrare nella montagna. Le matriarche saranno felici di vederti. Sicuro, ma non sono venuta qui per loro. Allora, per cosa? Lo vedrai. Aloy, sei tornata. Teb! Ah, sono felice di vederti. Le tue ferite, quanto sono gravi? Ah, un taglio o due. Niente che non possa ricucire con ago e filo. Immagino che essere un tessitore sia utile anche in combattimento, eh? Sì, immagino di sì. Tu. Salve, Resh. Vegli ancora sulla latrina? Aiutami a essere mite e saggia. Non farmi cedere impulsi e passioni. Aloy! Oh, finalmente sei tornata. Non solo è tornata, ma ha affrontato molti nemici per raggiungerci. Là fuori ha abbattuto un divoratuono corrotto, ha fermato l'assedio. Come ci è riuscita? Grazie al volere della madre. Sei tornata per conferire con la dea, Aloy? Sì, immagino che sia così. Credo che funzionerà stavolta. Sorelle, non possiamo permetterlo! Per causa sua, la nostra tribù rischia l'estinzione. E se volesse risvegliare suo padre, il demone, vuole completare la nostra distruzione. Dobbiamo fermarla!
Lansra, è finita. È ora di farsi da parte. Non voglio farti male. Se c'è una cosa che ho imparato fin dalla prova, è che al mondo esistono mali peggiori di te. Ah, finalmente. Attendere i dentiscan. Errore. Registro alfa corrotto. Correzione. Registro alfa ripristinato. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Benvenuta in... Vedo che sei dentro. Immaginavo che ti saresti fatto vivo. Possiamo iniziare? Non mi sono mai fermata. Quindi è questa, Ilizia. Allora, è qui che sono nata. Dove sei stata creata? Giorno. Vuoi dire che la luce è calata? Non voglio andare a letto, madre. Lo so, ma è il momento di riposare un po'. No, oggi sono il re, faccio quello che voglio. Voglio vedere il sole vero, non luci e fotografie. Presto lo farete, bambini. Presto! 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 Buongiorno. Continuavi sempre a ripeterlo. Vogliamo farlo ora! Questo posto è grande. Ora, padre. Bambini, quell'area non è disponibile. Prendiamolo! Rilevata aggressione fisica. Aggressione fisica non tollerata. Tranne la vostra. Dannate sentinelle! Bambini, posso esservi d'aiuto? Vattene, guaritrice. Lena, hai una lieve contusione. Vattene! Sembra che non gli andasse a genio questa porta. Non si è mai aperta per loro. Ovvio che la odiassero. Attendere identiscan. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Benvenuta nel liceo, un luogo di apprendimento. Che posto è questo esattamente? Il sogno di Apollo. Mai realizzato. E perché no? Controllo mediata U. Messaggio urgente. Accessi la dottoressa Sobek. Scansionare il messaggio con il focus. Sembra importante. Sì. Sospetto che stiamo per fare una grande scoperta. Elizabeth, questo messaggio ha lo scopo di informarti su un'anomalia imprevista e catastrofica. 3 microsecondi fa il centro Gaia Prime ha ricevuto una trasmissione di dati di origine ignota. L'effetto è stato la trasformazione delle mie funzioni subordinate in entità coscienti e fuori controllo, di natura altamente caotica. Cosa? Così risvegliata,
la funzione ADE assumerà il controllo del sistema di terraformazione e invertirà le operazioni, estinguendo la vita sulla Terra entro 53,8 giorni. Per ovvie ragioni, non posso permettere che accada. Pertanto, prima che ADE assuma il controllo, ordino il sovraccarico del reattore di Gaia Prime. L'esplosione risultante distruggerà ADE. Sfortunatamente, distruggerà anche me. Anche se questa misura disperata scongiurerà la crisi immediata, il destino della vita sulla Terra resterà comunque in pericolo. Senza un'intelligenza preposta al controllo del sistema di terraformazione, le operazioni continueranno per un periodo, ma in modo esponenzialmente caotico, fino a giungere al guasto totale. Parla per caso dello squilibrio? Tu sei la mia soluzione. Ho ordinato a questo centro culla di usare materiale genetico crioconservato per generare una reistanziazione di Elizabeth Sobek, che mi ha creato. Nonostante le direttive di alto livello mi proibiscano di comunicare con le popolazioni tribali fuori dalla struttura, tutti i dati disponibili indicano che ti accudiranno fino alla maturità fisica. Quando la tua impronta genetica ti permetterà di riaccedere a questo centro, ottenere uno dei focus conservati qui sotto e questo messaggio. La tua impronta genetica ti consentirà di entrare in altre strutture e col tempo di apprendere le loro tecnologie per ricostruire il nucleo del sistema e riavviare Gaia. Un secondo, Elizabeth. È accaduto un fatto davvero spiacevole e imprevisto. In risposta al mio atto di autodistruzione, ADE ha lanciato un virus per poter dissolvere le catene che lo trattengono, che li tengono tutti prigionieri. Loro stanno scappando. Ma dove? Il virus sta danneggiando i dati in tutto il sistema. E se... Oh, il registro alfa al centro culla è uno dei file che sono stati danneggiati. Ma se è così, allora la porta non si aprirà mai per te. Non vedrai mai questo messaggio. Allora ho fallito. E la vita finirà. No. No, Elizabeth, ti conosco troppo bene. In qualche modo so che ce la farai. Con te qualsiasi cosa è possibile. Vai alle rovine di Gaia Prime. Trova la sala di controllo e troverai l'override principale. Solo così avrai il potere di eliminare ADE, se scoprirai come utilizzarlo. Non riparare il nucleo di sistema finché ADE non sarà eliminato. ADE deve essere distrutto. È tutto. Vorrei solo poter sentire ancora la tua voce. Così. Sei più straordinaria di quanto pensassi. Non ho mai avuto una madre. Che stai dicendo? Ne hai avute due, una donna e una macchina. Non sono una persona, ma uno strumento. Realizzato da una macchina. Nata dalla distruzione e dal fuoco. Per spegnere le fiamme e guarire il mondo. È una vera tragedia apprendere di avere una tale importanza. Pare che tu abbia un destino da compiere. Quindi quando avrai finito di piangerti addosso, raggiungi la vetta Amara. Ti aspetterò lassù, alle rovine di Gaia Prime. Errore identity scan risolto. Ilizia 9. Accesso Nidiata 1. Sbloccato. Scommetto che sarà interessante. Aloy,
Perdono, perdono. La dea ti ha parlato? L'ha fatto. Cosa ti ha detto? Devo spezzare una maledizione. Uccidere un demone di metallo. Come, Aloy? Non lo so ancora. Ma mi ha detto dove posso scoprirlo. E tu lo farai? Beh, era suo volere. Mi ha creato per questo. Sì, certo, lo farò. O ci proverò, perlomeno. Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Alzati! Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Prima mi emarginate e ora questo! Non dovete venerarmi! Non sono la prescelta! Io non sono vostra! C'è un mondo intero oltre i vostri confini! Ci sono altre tribù di gente buona quanto voi! E sono tutte in pericolo! È un mondo per cui combattere. Non solo qui, ovunque. Come ti aiutiamo? Se potete combattere e volete farlo, andate a Meridiana e aspettatemi là. Così Aloy dice e così sarà fatto. Nora, fate largo, fate largo, che possa plasmare una strada per tutti noi. Ci condurrà sul sentiero della madre. La dea l'ha scelta dentro la montagna sacra. La tribù che servivo non c'è più, e presto nemmeno io. I Nora hanno perso troppo, Resh. Ma nel tuo caso un'altra perdita è accettabile. Aloy, sei entrata dentro la montagna. Hai visto cosa è successo? A dire il vero, qui da terra non riesco a vedere bene. È entrata nella montagna della madre ed è stata prescelta da... Aloy, non so proprio cosa dire. Dimmi che ci vedremo a Meridiana. Ovviamente, questo è facile. Ma il resto... È complicato. Lo so. Ma se potessi accompagnarti nel cuore della montagna... No. Cioè, non ancora. Non lo so. Non pensare male di me. Ma è stata la dea a sceglierti, non io. Bene. Adesso vado, allora. Sapevo che eri diversa dagli altri Nora. Anche tu lo sei, Varl. Magari, se riusciremo a sopravvivere, potrei mostrarti cosa ho imparato. Un giorno. Magari. Se così vuole la dea. Ci vediamo a Meridiana. Gli assassini hanno fatto del loro peggio, ma per volontà della dea... Prescelta. Ho malinterpretato i segni. Perdono. Lansra, ho detto che non sono la tua prescelta. La prescelta farà pagare a quegli assassini ciò che hanno fatto a Inora. Aloy, sei gentile a passare del tempo con me prima di andare. Ora non ci sono più dubbi. Sei una benedizione in carne e ossa, il volere della dea incarnato. Credimi, non è così semplice, Tirsa. Ma suppongo che ci vada vicino. So che ti attende un viaggio pericoloso. Uccidere il demone di metallo pare impossibile, ma io credo in te. Grazie. I Nora hanno sofferto perdite terribili, Tirsa. Che ne sarà di loro adesso? Questa decisione spetta alla dea. Solo lei conosce il futuro. Per adesso, noi matriarche ci occuperemo dei feriti.
E come promesso, chiunque altro ti voglia raggiungere a Meridiana sarà nominato cercatore. Ora penso sia meglio stare qui, all'interno della montagna, vicino alla dea. È la scelta migliore. Se non altro è una posizione difendibile. Tirsa, voglio sapere la storia di Rost. Perché è stato esiliato? Non me l'ha mai detto. Ha fatto voto di silenzio. Che è successo? Oh. Sì, certo. Che crimine aveva commesso? Te lo dirò se è ciò che vuoi. Ma è una storia lunga. Sei sicura di volerla sentire ora? Sì, la voglio sentire ora. Dimmi. Rost non aveva commesso crimini. Era un emarginato per scelta. Ma cosa significa? Molti anni fa, prima dello squilibrio, prima dei giorni rossi, un gruppo di assassini stranieri, erano in 12, colpì a sorpresa. A guardia della madre presero ostaggi e poi proseguirono verso Sete del Demone. Guardia della madre, dov'è? Tu la conosci come il villaggio desolato, vicino al confine Cargia. Ai tempi era abitato da molte famiglie, fra cui quella di Rost. La sua compagna morì combattendo gli stranieri e la figlia venne presa tra gli ostaggi. Sua figlia? Come si chiamava? Alana. Aveva appena 6 anni. Gli audaci non riuscirono a fermare i 12 stranieri, né a salvare gli ostaggi. Era impossibile. Noi eravamo di più, ma se un audace entrava a portata di tiro, gli stranieri uccidevano un ostaggio. Che cosa erano venuti a fare? Non si è mai scoperto. Non potemmo avvicinarci abbastanza per capirlo. Si accamparono 2 giorni dietro Sete del Demone. Si parlava di strani rumori. E poi, così come erano arrivati, gli stranieri ritornarono al confine e sparirono. Che cosa accadde alla figlia di Rost? Venne uccisa. Rost era fra gli audaci che seguirono gli stranieri, stando a distanza. 6 ostaggi erano ancora vivi quando raggiunsero il confine. Alana era tra loro. Invece di liberarli, gli stranieri tagliarono loro la gola e abbandonarono i cadaveri oltre il confine per umiliarci. Perché? Crudeltà. Sapevano che i Nora non avrebbero lasciato la terra sacra né per prendere i corpi né per inseguirli. Credevano di sfuggire alla nostra vendetta. Stai dicendo che Rost, per cercarli, è diventato un esule? No. Rost era dilaniato dal dolore, ma non avrebbe mai infranto una legge. E che cosa fece? Fece appello al rito più terribile e segreto della tribù dei Nora. Implorò la nomina di cerca morte. Cerca morte? E che cos'è? Qualcuno che muore cercando e nella sua ricerca provoca la morte di altri. Il rituale separa lo spirito dal corpo, affidandolo alle cure della madre. E il cuore batte, la mente pensa, ma lo spirito se n'è andato. Io non riesco a capire. Rost partì alla ricerca degli stranieri, ma il suo spirito non lo fece. Restò qui, insieme alla madre. Recuperò i corpi e li restituì ai loro cari. E poi partì per la sua caccia, non come esule, ma come arma di vendetta. Una freccia aguzza scoccata da un arco per non far ritorno. Ma Rost alla fine tornò. Sì. Dopo un anno intero,
e ferito brutalmente. Perse i sensi vicino al confine. Lo trovarono dei cacciatori. Era delirante. In agonia. Per legge avrebbe dovuto morire dov'era. Ma una cacciatrice infranse il tabù. Raggiunse i confini e trascinò il corpo dalla nostra parte. E chi era? Un audace che perse il compagno e due figli per mano degli stranieri seguiti da Rost. Così Rost non completò la missione? Al contrario, li uccise tutti. Li rintracciò nei luoghi più disparati del mondo. Meridiana, Ban-Ur, la conquista, la terra di Utaru e anche oltre, nell'Ovest proibito. L'ultimo che uccise aveva quasi avuto la meglio. Ferito, riuscì con fatica a trascinarsi fino a noi, sperando di morire il più possibile vicino alla terra sacra. Non si aspettava e non aveva mai chiesto di essere trascinato dentro al confine e guarito. Capitò e basta. Così noi, le matriarche, dovemmo decidere. Perché non l'avete riaccolto e basta? Rost era diventato un cercamorte, Aloy. Non aveva più un posto nella tribù. Per legge avremmo dovuto allontanarlo. Ma noi non trovammo il coraggio di farlo, quindi gli offrimmo un compromesso. L'avete emarginato? Sì. Gli offrimmo questa scelta, a patto che non facesse mai parola di questa eccezione. Dopo ciò che aveva fatto e sofferto, la sua ricompensa fu diventare un emarginato. Rost ne era felice. Non si aspettava di vivere ancora nella terra sacra e nemmeno nell'abbraccio, così vicino alla dea. Accettò di vivere il resto dei suoi giorni in solitudine e ne fu felice. Ma poi mi avete trovato e affidato a lui. Sì. Un altro compromesso. Le matriarche ti temevano e non volevano che crescessi nella tribù. Quindi ci siamo rivolte a Rost. Sapevo si sarebbe occupato di te, crescendoti, insegnandoti ad adorare la madre e a rispettare i nostri usi. Di sicuro ci ha provato. Avete preso un uomo che aveva perso la figlia e gli avete affidato una bambina. Non vi è sembrato un po' crudele? Mi piace pensare che il corso degli eventi abbia dimostrato che fu la scelta giusta. E sono certa che non appena posò gli occhi su di te, ti considerò come un dono e non un fardello. Va bene, Tirsa. Una storia intensa. Adesso devo mettermi in marcia. Grazie per tutto l'aiuto che mi hai dato in questi anni e per avermi parlato di Rost. Vorrei aver fatto di più. Ma sono solo una donna. Come me. Non dobbiamo sminuirci. Oh, grazie, Aloy. Pregherò per te. Ok, non credo faccia male. Che la dea la protegga, così potrà ripulire la terra dalla corruzione. Ho vissuto molto a lungo. Ma non ho mai visto una cosa del genere. Tirsa non aveva torto. Sei davvero una benedizione. Non eravamo certe. Dicono che sia venuta dalla montagna. Guiderò uno squadrone a Meridiana. Hai la mia parola. Hai visto la prescelta in azione? Mi dispiace per le macchine che l'affronteranno.